questo per voi è il sindaco di Piano. Emma si emoziona perché giustamente avete detto questo. Dove possiamo mettere i E quindi sono cambiamole al potere, perché è un uomo onesto, saggio, e il paese diventerà sempre più bello. Speriamo. E abbiamo vissuto Naldi, che professore Migliorini, che è stato docente di geografia, mi diceva: Emma, devi far capire ai ragazzi che cosa produce il retroterra. Perché le navi salpano e vanno ai mari lontani e devono sapere che cosa produce l'entroterra della nostra costa. Bellissimo. E quindi io ho lavorato anche con Gustavo, mio fratello, che è stato il primo medico il quale ha portato una nota di vitalità nella medicina. E lui mi diceva: devi combattere la raccomandazione, perché il paese è soggetto dopo alla raccomandazione. Quindi tu nel in questo, siamo un poco peggiorati. Va bene, uno può anche raccomandare e rassicurare. Però la raccomandazione è bella quando uno è convinto di raccomandare una persona che vale seriamente, per cui lo raccomanda sapendo di fare bella figura lui che ha raccomandato, la persona che è stata raccomandata e colui il quale poi l'ha preso. Ma se la raccomandazione viene fatta con persone che non sono all'altezza di quel compito per cui le ha raccomandate, e quindi poi a quel punto le cose saltano, gli equilibri saltano. Ma il sindaco intelligente, seguendo i giovani soprattutto, capisce già da sé chi vale e chi non vale. Certo, bisogna anche aiutare quelli che non hanno niente. Ma in altri ambienti però bisognerebbe Piano è stata sempre famosa e bisogna stare attenti agli spioni, perché mio fratello, il fratello di mamma, Gio Lorenzo, diceva che il vero signore non cambia la cittadinanza. E fu denunziato che non aveva preso la cittadinanza inglese nella seconda guerra mondiale, e lo mandarono in Canada in un campo di concentramento, se che nonché la sua nave fu sigurata, e lui diede il posto a un giovane e disse: io la mia vita l'ho fatta, adesso sei tu che andrai incontro agli anni futuri. E quindi e papà non ebbe la condotta medica, perché si era un po' addormentato quando Benito Mussolini comparve. Però io adesso devo dire una cosa: sua sorella, che adesso è la più piccola, mi ha detto, quando sono entrato, detto: però mia sorella, ma stamattina è un poco confusa. E io mi domando, quando non siete confusa? Ma è una forza della natura. Però io mi sono allontanata dalla... Io mi ricordo di lei sempre, al di là di tutte le cose che lei ha fatto, che sono... è inutile mettersi qua delle incarne. Però una cosa mi ricordo di lei, che è strano, perché poi rispetto a tante cose che ho fatto, mi ricordo di lei sempre nel Bar delle Rose. Lei stava quasi tutti i giorni, passava di là, non so cosa prendesse, se il gelato o il caffè. Poi si fermava sempre a Bar delle Rose, si fermava da un quarto d'ora, 20 minuti. Lo ricordo questa figura là nel Bar delle Rose, quasi tutte le mattine passavo di là, giovane, poco più che ragazzina, e la vedevo sempre là. No, dico anche un'altra cosa. Che lei, molti alunni prendevano un po' di cotta per lei, e poiché non potevano corteggiavano me, ma io ero l'ombra. Era proprio l'ombra. Siamo di riserva. Un corteggiamento del problema. Sì, è normale. La vita passa bene, che però bisogna bellissima. Dare una grande importanza alla salute. Vista bene in salute, risolve tutti i problemi. È vero. Adesso le devo leggere una cosa che abbiamo preparato insieme all'amministrazione. Gli abbiamo preparato questo quadro per voi, con una dedica dentro, e gliela voglio leggere un attimo. Alla professoressa Emma Iacono:
nel giorno del suo 100° anniversario. L'intera cittadinanza di Piano di Sorrento porge gli auguri che risuonano attraverso i corridoi del tempo, come l'eco del sapere che ha generosamente condiviso. La sua vita è un mosaico di lezioni impartite, non solo attraverso i libri, ma attraverso l'esempio di una vita vissuta con passione e dedizione. Che questo giorno sia per lei un rifugio di gioiose memorie e un portale verso nuovi meravigliosi capitoli. Tanti auguri per un sereno e felice compleanno. Bene. Grazie mille di tutto lei e tutti gli altri che hanno avuto fiducia in me e mi hanno affidato i loro figlioli con garbo e con sicurezza. Auguri perché il Piano di Sorrento possa emergere e continuare a dettare leggi nel mondo di onestà e di buon lavoro. E guardi, lei com'è importante per noi? Qua abbiamo il vice sindaco, consigliere comunale, assessore, nonché un già sindaco di Piano. Luigi ha capito che sta qua, che è voluto essere insieme a noi stamattina. Questo è importante. Quindi se sta proprio lui addirittura, mentre Gianni qua, che è il nostro, oltre ad essere il mio vice sindaco, il nostro cerimoniere, preparava il tutto, mi chiamo Luigi, mi raccomando, fra poco è il compleanno della professoressa Emma Iacono, mi raccomando, Luigi, già stiamo preparando lui. Appuntamento qua e tutti quanti qua delle gli auguri. Grazie, è commossa, ma vi auguro tanta salute e tanta amore per la nostra bella professoressa. Grazie. Auguri. Grazie. 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 Grazie.